Cari amici di Tutto Rugby e Special Rugby, come sapete ogni weekend quando capita l'opportunità o la possibilità il sottoscritto va a fare la telecronaca per le partite che anticipa o posticipa la Rai Sport HD del massimo campionato di rugby italiano, ovvero il Peroni Top 10. Domenica posticipo, ero al Mirabello, purtroppo ci sono stati dei problemi tecnici perché la pagina Facebook della federazione non era operativa e il canale YouTube sì, durante il primo tempo e dopo anche lì qualche problema tecnico ha fatto sì che il secondo tempo non sia stato visto. Quindi vi propongo le mete di questa partita perché è un modo anche per quelli che ci seguono di avere la possibilità, l'opportunità di rivivere insieme queste mette di una partita avvincente, quella tra i diavoli del ballo rugby Emilia versus Colorno. Vediamo. Marco Silva che deve lanciare, vediamo con chi della fila del pacchetto prende la palla ottimamente al centro della formazione e comincia a avanzare. Avanza, carrettino formato, pericolo di meta tecnica, stava praticamente già arrivando in meta senza bisogno, secondo me, dell'aiuto di una meta tecnica, perché il driver avanzante, si vede il pilone argentino Guido Randisi, che era lui che aveva in possesso il pallone, stava in qualche modo lui timonando, grazie alla regia per il replay. Logicamente vedete l'avanzamento, no, nessuno può fare niente praticamente, quindi vediamo la decisione finale dell'arbitro Bottino, Manuel Bottino di Roma. Qui vediamo ancora l'avanzamento tremendo del MOL, meta tecnica significa 7-0. La regia deve correggere la grafica. 7-0, eccoci qua. Si gioca. Finta di Diego Hunt, va via il flaco, fa un'altra finta. C'è stato un in avanti intenzionale da parte del Jacob Van Tonder, il sudafricano, infatti viene punito, secondo cartellino giallo in questi minuti iniziali della partita. Prima è stato l'argentino del Peretti, questa volta guardate la intenzionalità del in avanti del estremo. Qui vediamo la finta di Diego Antl e ancora il replay aspettando il lancio di Tush. Buona la palla presa, come al solito, buono coordinamento, c'è ancora il solito drive che avanza, è in casaforte, la palla è lì, il MOL continua dall'altra parte, avanza, fermo in questo momento, si gioca a largo, al momento ottimo offload di Diego Antl per Newton, che trova puntualissimo il suo ala, l'ala Colombo, che è andato a scoprire quell'area di meta e facendo questo primo try dell'incontro. Si riparte con questa mischia ordinata a favore del ballo rugby, siamo a 10 metri della linea dei 22 del terreno del Colorno, che come vedete sta soffrendo in questo momento i due uomini in meno. Vantaggio non conseguito. Del Prete e Van Tonder. Si parte con questa mischia. Lancia Gonci Garcia, il capitano tucumano. Lancia. Stabili là. Mischia stabile nei piedi di Mirko Menta Cavazza. Gioca, fa giocare Gonci, si gioca a largo, pericolo di metà, accelera, meta, terza meta dell'incontro, puntualissimo, come al solito, Francesco Colombo.
adesso è il momento del replay, così insieme guardiamo come è stata realizzata questa meta dopo una uscita veloce, un lancio veloce di Gonzi Garcia. Alla fine, guardate, subito in America, Jesse è stato obbligato a buttarsi in extremis con una francesina, però era già superato perché quei due giocatori in più si notano alla fine al largo. Vediamo l'azione di drive sicuro, gioca in fondo, ottima la presa in fondo, touche, si forma questo mall, ce l'ha in mano il tallonatore, il skipper sta timonando, sta girando, avanza, Buttechini, meta, impotenza questa meta, ha buttato Chiri, ha gestito bene l'andamento del mall e ha dato a appoggiare questa meta, che significa reazione in qualche modo della squadra di Caselato in questo momento della partita. Quindi tra poco vedremo il replay, meritato sicuramente. Guardate in modo che a due metri praticamente si carica tutti sui chili e va a fare questa meta, guardate, della postazione dietro al mall. Mischia per la squadra che attacca, Gonzi Garcia ha lanciato, buona la progressione di Diego Antl, ancora dal ritmo, vuole andare lui, Gonzalo Garcia non riesce ad arrivare, siamo a un metro, viene usata in un pick and go, c'è il vantaggio, c'è il braccio di... Si gioca largo, subito in America, meta. Ottima l'incursione offensiva dopo il tentativo di arrivare in pick and go, però alla fine hanno creato la superiorità numerica. E Teo Castiglione, puntualissimo, l'estremo, l'oriundo, che è arrivato, guardate, esce la palla con Antl come mediano di mischia, alla fine un passamano perfetto. E il numero 15, Teo Castiglione, che fa la meta. Via! Stabilità, si alza il solito numero 8, Jaco Van Tonder, con un calcio non lunghissimo che resta in campo, quindi dà la possibilità del rilancio offensivo da parte della squadra di Manghi. Si gioca alla parte chiusa, si gioca a largo, e da lì come un win, come un'ala, il flacco Diego Antl, che va a realizzare questa, la prima meta del secondo tempo. Diego Antl, il marplatense, primo centro di questa squadra. Saluta al suo pubblico, ai tifosi dei Diavoli. Guardate, ottimo il passaggio, non si sono capiti anche chi placca chi per quanto concerne i giocatori del Colorno, e dopo ha messo la quinta e è andato a riscuotere Diego Antl. Lancia sul primo saltatore, adesso sì, comincia a funzionare il carrettino, ce l'ha lì, guardate, si tuffa, approfittando la bella gestione del drive. Buona. Ottimo il momento, guardiamo qui nel replay l'avanzamento e dopo il giocatore che stava timonando, ovvero qui si vede meglio Francesco Ferrara, è lui l'autore della meta. Offensiva ancora del Colorno, che sta reagendo, che vuole
avvicinarsi nel punteggio. Ottimo il kick di Lucio, metà. Delicioso il kick, cross kick, come volete chiamarlo, c'era lì Albert Einstein Battista. Quindi si tratta di una meta geniale, guardate, tac. Rivediamo ancora il kick delizioso di Lucio Rodriguez e la puntualità del numero 23, Einstein Battista. La stabilità della mischia, Mirko che dà la palla direttamente al suo compagno. C'è il vantaggio su un placaggio alto. Non finisce più questa partita. In avanti, ma l'ha preso alto qua, ragazzi. Qua, ragazzi, l'ha preso qua. Gioca ancora. C'è stato un placaggio alto, pericoloso. Questa è l'inflazione. Enesima percussione con il pacchetto. Adesso è il momento di la seconda linea. È finito, ragazzi, E lì la partita è già finita, quindi finché non ci sia lo stop del gioco, che può attraverso la meta. Gioco 20-20. È corta. Adesso vediamo se Pistolini vicino nel recuperamento va a prendere lui la palla. Vediamo cosa fa il sudafricano. Venga. Il veterano, il pilone destro del Valor Rugby Emilia, che va a fare questa meta. Significa 40-19 in questo momento, mentre ovviamente i diavoli, i tifosi che saltano, lo vedo un po' provato a Chistolini dopo quella meta fatta in forza, in potenza e anche con la sua esperienza. Rivediamo, grazie alla regia, qui il lancio sostenuto anche con suo compagno del pacchetto, quindi praticamente una meta collettiva, io direi, dopo tanti momenti di sequenze di pressione verso l'area di meta. Adesso è e adesso trasforma Newton, sì, a entro e finisce questa partita. Risultato finale, Valor Rugby 42, Coloro 19.